corso di documentari è un po' la pietra miliare del nostro festival perché noi pensiamo che appunto offriamo al pubblico, in questo caso anche agli studenti, perché secondo noi i documentari del concorso vanno e devono andare nelle scuole, dei film che altrimenti non si possono vedere. Non si possono vedere nelle piattaforme, non si possono vedere in sala perché il documentario tradizionalmente in Italia non vede la sala. Eppure c'è un pubblico che è assetato di storie vere, di storie di documentari, documentari d'autore. Quest'anno per questo abbiamo coinvolto Palumbo Editore nel premio Palumbo al miglior documentario del concorso. Un concorso che aveva sei titoli di registe donne incentrate su storie di donne. La giuria, composta da Francesca Marciano, grandissima sceneggiatrice, John Vignola, critico musicale e giornalista, e Anastasia Plazzotta, una delle maggiori distributrici del documentario in Italia. È stato assegnato a un documentario, il premio Palumbo, al miglior documentario, a Touché di Martina Moore, che racconta la storia di una ragazza che sogna di vincere alle Olimpiadi nella scherma. Ecco, noi pensiamo che questi film, questi documentari debbano e possano andare nelle scuole. Crediamo che il documentario sia un defibrillatore. Noi lo chiamiamo una sentinella della società, un defibrillatore sociale, no? Pensiamo che i ragazzi, vedendo delle storie che non potrebbero vedere nelle piattaforme generaliste, possano in qualche modo avere un percorso di formazione, ecco, conoscere delle storie in cui riconoscersi, perché, ripeto, i documentari raccontano tutte storie vere con un linguaggio. Per questo siamo molto felici di questa new entry di Palumbo Editore, che ha sempre sostenuto il festival, ma che quest'anno ha assegnato, diciamo, la palma d'oro, che per noi è il cappero d'argento, a Touché di Martina Moore.